Amicii din novantesimo grado ben ritrovati al consueto appuntamento con il programma che smaschera i casi più scabrosi e clamorosi del nostro paese e addirittura di tutto il mondo. Addirittura. Oggi ci butteremo a capo fritto. Come a capo fritto sull'increcioso caso di malaria di Giorgio Clooney. Si dice Giorgio. Dunque un così oscuro, dicevamo, un fattaccio clamoroso che aprirebbe, usiamo il condizionale, scenari inquietati su una vicenda importante per la medicina. Qua ragione. Sul lago di Como è scoppiato subito il caos. Infatti da giorni arrivano navi di curiosi morbosi che in fila per 27 ore al giorno, ripetiamo 27 ore, sperano di vedere il famoso attore americano malato e moribondo. Ma se sono 24 le ore, come colleghiamoci fanno? Colleghiamoci subito con la nostra inviata Carmela, che si trova proprio davanti al cancello di casa di Giorgio Club, in via della peste 18. Ma che vi è? Allora Carmela, milioni di nullafacenti stanno rilasciando interviste che ora in esclusiva vi facciamo sentire. Bene. Buongiorno, anche lei qui per fare le foto George Clooney? Ma cosa cazzo me ne frega di quello lì? Io sono venuto qui per le tette della cannabis! Avete sentito? Parole forti, parole senza messe misure che tutti vorremmo toccare con mano. Cioè, le parole o qualcos'altro? Ma come ci sarebbe parlato il famoso attore americano e soprattutto dove? Dove? Fonti italiane di cui non sveleremo la nazionalità. Ma l'ha detto? Avrebbero assistito, usiamo il condizionale, al momento preciso in cui sarebbe avvenuto il contagio. Ebbene, i bravissimi agenti dei risticameri, capitanati dal famosissimo Andrea Leo. E chi cazzo è? Hanno consegnato il nastro di un turista che si trovava in Kenya davanti alla discoteca Zezze, dove Giorgio Clun sarebbe stato rimbalzato più volte. Ma cos'è la discoteca Zezze? Ma sentiamo un passaggio della furibonda lite col buttafuori. E sentiamolo, dai. E tu? Dove cazzo vai con bottiglia? Non può entrare! Consumazione obbligatoria, non poter portare bottiglia da casa! No martini, no party. Ora fangulo tu, martini, fangulo party! Anzi, sai cosa dico? Che in bottiglia mettere mosca e te fuggire le Aia, che dolore! Un scabroso e accoscioso che ha lasciato senza parole la povera star, che da subito avrebbe accusato malori e dolori perniciosi. E vorrei vedere una bottiglia superiore. In Italia migliaia amici e molti amici dell'attore hanno avuto parole di conforto e di solidarietà. Tanti messaggi di invidia anche da parte di Platinette e Cristiano Malgioglio. Direi. Elisabetta Canalis a Sanremo ci avrebbe rivelato, usiamo il condizionale, usiamolo, che a casa una bella bottiglia nel frigo non manca mai. Peccato che George Clooney sia astemio. Ma allora che fine fanno tutte queste bottiglie? Indovina un po'. Dunque, un dubbio clamoroso, scenari scottanti e dolorosi si aggiungono a una vicenda poco chiara che approfondiremo nella prossima puntata di Novantesimo Grado, la trasmissione che tutti, ma proprio tutti, vorrebbero presentare. Io no, ho sentito, stronzi. Lo sapevo. A qualcuno piace presto.